Bentrovati cari amiche e cari amici. Si chiamava Ibn Rushd. Nacque nel 1126 a Cordova, nella Spagna araba, ed morì nel 1198 in Marocco. Ibn Rushd, noto in Occidente col suo nome latinizzato di Averroè, l'ultimo e il più grande pensatore della tradizione islamica. Averroè diventerà molto noto presso i latini, soprattutto come commentatore di Aristotele, e Dante cita decine di volte nella sua opera Averroè. E nell'Inferno, nel quarto canto, lo definisce come colui che è il gran commento feo, il grande commentatore di Aristotele. Dicevo che nella seconda parte della sua vita, Averroè si trasferì in Marocco. Lì divenne un medico importante, medico di corte proprio, esercitò pubblici uffici e verso il 1194 dovette subire un processo e molte delle sue opere furono distrutte, cadde così in disgrazia per le sue dottrine e dovette andare in esilio e paradossalmente fu censurato nell'ambito del mondo islamico, invece ebbe grande fortuna nel mondo latino. Anche se, come vedremo, poi ci furono delle distorsioni e delle incomprensioni rispetto alla filosofia di Averroè nel mondo latino. Vi dicevo che era un grande commentatore e ammiratore di Aristotele, convinto dunque che il pensiero di Aristotele affermi in forma scientifica le stesse verità esposte nel Corano. E dunque questo è da sottolineare. Averroè non vedeva la scienza in contrasto con il Corano. E dunque Averroè sostiene contro la posizione di tradizionalisti religiosi, come ad esempio Al-Ghazali, un altro grande filosofo legato alla mistica sufi, però religioso e tradizionalista, ecco, contro la posizione di Al-Ghazali, che ad esempio metteva in guardia contro la scienza, Averroè invece sostiene l'estremo valore della filosofia e della scienza. Dunque, secondo Averroè, il Corano contiene la religione perfetta e guida dell'umanità e dunque non può essere in contrasto con la scienza e con la filosofia, che da Averroè era concepita come la massima espressione, la massima forma di conoscenza. Però attenzione, sottolineava, come vedremo, quella di Averroè è una filosofia che oggi diremmo antidemocratica, perché una filosofia elitaria, aristocratica, perché in più parte la sua filosofia, Averroè distingue il filosofo dalla gente comune. E dunque Averroè pensa che la gente comune deve attenersi al senso letterale del Corano, mentre i filosofi possono decifrarne i simboli profondi e comprendere dunque il significato profondo e occulto del Corano. Scrive Averroè, la legge, questo è proprio quello che scrive, la legge religiosa contiene un lato esoterico, ossia esterno, e uno esoterico, ossia interno. Il lato esoterico, ossia esterno, consiste in quelle immagini che esemplificano il significato più intimo. Il lato esoterico, invece, quello interno, risulta comprensibile solo agli uomini di conoscenza, ossia ai filosofi. E questo resta oscuro sia ai teologi dialettici, ma anche ai profeti o ai predicatori, ossia i retori. Dunque, influenzato Averroè sia dall'islamismo, perché il suo perno di riferimento abbiamo visto che era il Corano, sia da Aristotele, che era il suo punto di riferimento, lui fu il massimo grande traduttore e commentatore di Aristotele, influenzato anche da Plotino, per cui Averroè ebbe una sterminata ammirazione. Averroè concepisce tutto l'universo secondo un rigoroso ordine gerarchico, al cui vertice pone Dio. Dio però non crea il mondo. Il mondo e il movimento della materia sono infatti eterni. E dicevo che il filosofo per eccellenza rimane agli occhi di Averroè Aristotele, e Averroè vuole comprendere il pensiero autentico di Aristotele, convinto che le verità acquisite per via filosofica non sono in contrasto con la rivelazione del Corano che è infallibile.
erroneamente, e questo è un punto su cui bisogna fare attenzione, perché nell'Occidente latino, dove vi ho detto che Verrone poi subisce questo processo, vengono vietati i suoi libri nel mondo islamico. L'Occidente latino ha un largo successo, però ci sono delle incomprensioni rispetto alla sua filosofia, per cui si attribuisce ad Averroè la dottrina della doppia verità. Questa dottrina dice che c'è una verità per cui si può pervenire attraverso la ragione e un'altra che è scritta nei testi sacri, come ad esempio, per fare un esempio terra terra, la ragione mi potrebbe far capire, ad esempio, che l'anima è mortale, mentre la fede mi dice l'opposto, l'anima è immortale. E questa è chiamata la dottrina della doppia verità. E questa dottrina fu ritenuta da gran parte degli scolastici latini un caposaldo del sistema dottrinario di Averroè. E dunque fu una deviazione, perché questa dottrina separa la verità religiosa da quella filosofica. E questo non fu mai detto in realtà da Averroè. Quindi tutti quelli che commentarono questa dottrina della doppia verità attribuendola a Averroè errarono, perché Averroè ha sempre sostenuto che la verità è una, non è maggiore la verità della filosofia rispetto alla religione o viceversa, perché la verità è una. Il filosofo avrà una consapevolezza maggiore, questo sì, una comprensione maggiore rispetto all'uomo comune, e questa è la distinzione che fa Averroè, ma mai dicendo che sono due verità che possono essere diverse. No, la filosofia, anzi, per Averroè deve essere riconosciuta come legittima anche dai credenti, perché non contrasta, ma conferma la rivelazione. Dunque non esiste una verità religiosa accanto alla verità filosofica, la verità è una, e la filosofia non contrasta, bensì conferma la rivelazione. Attenzione, perché questo concetto si trasferirà in Santo Tommaso d'Aquino, e il tomismo, cioè la filosofia di Santo Tommaso d'Aquino, è la filosofia ufficiale ancora oggi della Chiesa Cattolica, perché ha letto il libro Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, ha come base proprio il tomismo, perché il tomismo, cioè la filosofia di Santo Tommaso, è ancora oggi la filosofia fondante, la filosofia che ha le fondamenta, la base del cattolicesimo anche contemporaneo. E dunque questo concetto che San Tommaso poi riprese da Averroè, cioè la filosofia non contrasta bensì conferma la rivelazione, questo concetto di Averroè che fu ripreso da San Tommaso entrerà a far parte dunque della cultura d'Occidente attraverso l'ufficializzazione della Chiesa Cattolica, questo concetto. Quindi pensate, Averroè, che grande influsso ha avuto rispetto alla nostra cultura. Abbiamo parlato di Dante, di San Tommaso, del cattolicesimo. Dunque non c'è una verità religiosa accanto alla verità filosofica. Una è la verità e il filosofo la cerca attraverso la dimostrazione necessaria e alla speculazione filosofica. Il credente invece riceve questa verità in forma molto semplice e narrativa dal Corano. E questo è il popolino, la maggior parte degli uomini. Ma non c'è contrasto tra queste due verità. C'è una visione, una differenza di profondità. Cioè il filosofo può entrare nelle parti occulte, nelle parti appunto esoteriche, e avere questo tipo di comprensione attraverso la speculazione e la speculazione filosofica e l'introspezione, cosa che non può avere l'uomo comune. E dunque la verità è solo una. Molteplici sono i gradi, i modi di porsi, i modi in cui si accede verso questa verità. Dunque una concezione aristocratica della verità, quella di Averroè, che vede i migliori, cioè i filosofi, che possono raggiungere un livello altissimo di verità, il livello dell'illuminazione, e questo guidati dalla ragione, mentre quelli che chiama gli uomini comuni, che sono a un livello molto più basso dei filosofi dal punto di vista della comprensione, raggiungeranno attraverso la religione una verità divulgativa, popolare, molto superficiale. Ma Averroè non concepisce la filosofia in antagonismo alla religione. Dice semplicemente che la religione del filosofo non può essere quella del popolino, quella del volgo, perché il popolo ha bisogno, il popolino ha bisogno di parole semplici, quindi di seguire una via legata all'emozione, all'emotività, una via narrativa che diriga le proprie azioni.
Alla filosofia invece spetta il compito della speculazione e della comprensione dei simboli profondi. Averroè mette in guardia contro l'errore di teologi, dice se sono i teologi gli eretici veri, che lui fu accusato di eresia anche, e dice no, sono i teologi che divulgano dei punti che sono oscuri e segreti dell'interpretazione del testo sacro al popolino e a quanti non sono in grado di comprenderli. È da lì che nascono in realtà le eresie, non da altro, non dai filosofi. E ci dice Averroè, stessa cosa avverrebbe se la filosofia mettesse in mano ai più i propri strumenti argomentativi, ma questi vanno tutelati, ma da sempre. Io adesso faccio della divulgazione, è vero, ma da sempre gli strumenti argomentativi di grandi filosofi, grandi anche illuminati come Platone, sono stati rivolti solamente a pochi, non andavano messi nelle mani di tutti. Perché ogni tipo di discorso deve essere adeguato al proprio destinatario e nella filosofia di Averroè questo qui è un filo rosso, perché Averroè è un aristocratico dal punto di vista della speculazione filosofica. Concepisce una filosofia elitaria, la filosofia deve indirizzare le proprie dimostrazioni solo all'elite, che può comprendere il valore simbolico di determinate affermazioni che sono nel Corano. E ecco che la penetrazione della filosofia greca nel mondo islamico con Averroè raggiunge il suo culmine. Ma paradossalmente nell'ambito del mondo islamico questa posizione rimarrà marginale, non avrà mai realmente seguito, anzi l'Islam condannerà le tesi di Averroè e che invece avranno un successo enorme, come abbiamo visto nel mondo latino. Abbiamo parlato di Dante, abbiamo parlato di San Tommaso d'Aquino, abbiamo parlato di concezioni che arrivano perfino alla Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. E Averroè, come tanti altri filosofi poi del suo tempo, anche successivi nell'Europa cristiana e cattolica, patì il conflitto tra questa sua speculazione e libertà di filosofare e l'autorità religiosa che tutelava dal punto di vista istituzionale i dogmi delle sacre scritture. Pensiamo, vabbè, anche se molto dopo, nel 600, Giordano Bruno, ma molti filosofi vissero questo, lo stesso Cartesio. Cartesio cambiava in continuazione casa, aveva paura di essere messo a rogo. E così anche molti, molti filosofi del periodo del fine Medioevo, inizio Rinascimento, ebbero questo problema di contrasti eventualmente con l'autorità istituzionale e l'autorità politico-religiosa che tutelava il dogma delle scritture. Però Averroè apre i suoi ragionamenti con la formula coranica nel nome di Dio clemente e misericordioso, che è la formula con cui anche il popolino, il credente, apre a volte anche le sue preghiere, nel nome di Dio clemente e misericordioso. Questo a sottolineare che un filosofo non è mai estraneo dal contesto storico e dalla tradizione in cui è inserito. E Averroè sostiene che il vero non può contrastare il vero, dunque, che la verità speculativa e la verità rivelata devono armonizzarsi. E argomenterà poi questi suoi concetti, queste sue affermazioni. E sosteneva che i dogmi non sono assolutamente inutili, ma valgono unicamente come forma di educazione del popolo, del popolino, che non è sufficientemente illuminato. Ma il filosofo non ha bisogno in realtà di questi dogmi, perché la filosofia pone l'uomo davanti a un valore assoluto che può elevarlo alla comprensione di forme concettuali astratte e molto elevate. Poi, ragionando a fondo sulle distinzioni aristoteliche a proposito dell'intelletto umano e divino, Averroè sostiene che l'individualità della mente di ciascun uomo è secondaria rispetto a un intelletto unico a cui tutte le menti degli uomini sono collegate. In altre parole, pensare non significa produrre idee, ma collegarsi a una rete di idee, perché l'intelletto in realtà è unico. Va bene, amici, purtroppo il tempo è finito. E un abbraccione a tutti. Marco Cosmo.